25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Una pagina stupenda quella che abbiamo appena ascoltato in questo giorno solenne in cui la Chiesa ci fa celebrare l'Annunciazione del Signore. Proprio nel tempo della Quaresima, tempo forte, la Chiesa inserisce questa solennità che sembra quasi stridere con quello che è il tema penitenziale in preparazione alla Pasqua. Invece non è così, perché l'inizio della Redenzione, l'inizio in cui Cristo salva l'umanità, è a partire dall'incarnazione del Figlio di Dio nel seno di Maria Santissima. Le parole dell'Arcangelo Gabriele: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te», sono parole che sono state rivolte a questa Vergine di Nazaret, a questa ragazza che fra tutte è stata scelta dall'Altissimo, baciata da Dio dal suo amore, adombrata dall'azione dello Spirito Santo, tanto che viene salutata dall'angelo piena di grazia proprio perché piena, strapiena, ricolma dell'amore di Dio, e potesse dare poi la sua risposta, il suo sì, il suo eccomi, il suo fiat. Nel giorno quindi dell'Annunciazione del Signore noi siamo chiamati anche a dare la nostra risposta a Dio. In pochi giorni abbiamo celebrato due grandi solennità. Nella Quaresima si celebra San Giuseppe e poi, a distanza di pochi giorni, l'Annunciazione del Signore, che è una festa cristologica, ma è anche una festa mariana, perché Maria diventa anche protagonista nella redenzione, in quanto con il suo sì permette a Dio di incarnarsi per poter far sì che questa salvezza
arrivasse a tutta quanta l'umanità. Immergiamoci allora in questo mistero d'amore e di misericordia. Dio entra nella vita di Maria perché vuole far sì che l'uomo incontrasse Dio. Infatti i padri della Chiesa dicono: il Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo perché il Figlio dell'uomo diventasse figlio di Dio. Maria non tiene per sé il Figlio Gesù. È vero, lo concepisce prima nella fede e poi nel grembo, come dice il grande padre della Chiesa, Sant'Agostino, ma non lo tiene per sé. Dice sì alla volontà di Dio, al progetto di Dio, ma per consegnarlo, per donarlo, per condividerlo con l'umanità intera. Oggi Maria ci insegna a dire il nostro eccomi anche quando possiamo sentirci turbati, anche quando non capiamo, non comprendiamo subito la volontà di Dio. Infatti il Vangelo di Luca dice che Maria rimase turbata alle parole dell'angelo e nella sua semplicità e umiltà dice: ma come potrà avvenire tutto questo? Io non conosco uomo. E l'angelo la rassicura: tutto quello che avverrà in te è opera dello Spirito Santo. Nulla è impossibile a Dio. Noi anche ci troviamo nelle condizioni in cui viviamo il turbamento, il non comprendere pienamente quello che sta succedendo attorno a noi. Eppure non dobbiamo sentirci smarriti. Vedete, Maria, pur nel turbamento, pur nel non comprendere subito quello che era il progetto di Dio, si fida delle parole di Dio e dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Nel sì di Maria Dio possa trovare anche il nostro personale sì, la nostra piena adesione, perché come si realizzò qualcosa di stupendo nella vita di Maria, si realizzi giorno per giorno nella nostra vita qualcosa di stupendo che Dio ha preparato personalmente per te, per me, ora e adesso. Ti saluto con tanto affetto e ti do la mia benedizione, che poi è la benedizione di Dio stesso attraverso il suo sacerdote. Per intercessione della Vergine Maria Annunziata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ciao e a presto.